Buongiorno a tutti, ai presenti ragazzi che li vedo benissimo, siete tornati, siete splendidi perché io ho trascorso 7 giorni con voi, bellissimi, è un bel gruppo sindaco, veramente un bel gruppo. Bene, allora io procederei, intanto voglio ringraziare il sindaco per la sua disponibilità e la vicinanza che ha con questa squadra, con questa società, perché non ci è mai mancato l'apporto all'amministrazione comunale, lo devo dire questo, grazie ai suoi delegati, parlo di Rosario Emma e di Alberto Ficaccia, ecco, è arrivato pure lo sponsor tecnico. Ora procederemo, intanto buongiorno anche al Presidente, perché è mancata una settimana, c'è mancato a dire la verità, c'è mancato ad essere presente, l'ha degnamente sostituito il Presidente onorario, il signor Luigi Rossi, quindi non possiamo lamentarci niente. Allora io proseguirei, come al solito, questa è una presentazione ufficiale, quella vera, non perché quella della banca non era vera, però c'erano gli sponsor, aveva tutto un significato diverso. Oggi ufficialmente la squadra è presentata al sindaco, al primo cittadino di Cassino, e quindi ha un significato, diciamo così, più profondo. Allora sindaco, io adesso elencherò uno per uno i giocatori che sono qui presenti e io vi chiedo la cortesia sempre di alzarvi e farvi conoscere al sindaco. E inizio con i portieri. Pietro della Pietra Luca, eccolo qua, della Pietra del portiere che avevamo anche l'anno scorso. Un applauso non guasterebbe, anche a farvi vedere, incoraggiante, no? Classe 91. Ha fatto un bel precampionato, veramente un bel precampionato, un bel ritiro, e speriamo che insomma ci dia l'apporto che noi ci aspettiamo. Poi c'è Gazzero Francesco, 97, altro portierino, prodotto del vivaio del Cassino. Viola Fernando, questo ragazzo è classe 99, veramente sorprendente, io non mi aspettavo. Muton Andrea, portiere classe 96, intanto è arrivato anche Andrea Vigliotta Marcella, se vuole viene qui al tavolo anche per parlare un po' degli abbonamenti, come funzionano, come, e lo ringraziamo. Allora, De Paola Andrea è un difensore. De Paola veramente darà un grosso apporto, penso io, perché è un ragazzo serio soprattutto, ma sa giocare a calcio. Belmani Yam, ve lo ricordate? Brasiliano, però ormai è di adozione cassinata, insomma, sta qui per il secondo anno. Poi c'è Matteo Campobasso, lo stopper, è un po'. Lui è il centravanti, insomma, è un po' la chiocciola di questo, insieme a Paolo, alla chiocciola di questa nidiata di ragazzi. Quindi Mercurio, Lorenzo Valle, classe 97, ragazzi che già l'anno scorso si è contraddistinto nella squadra. Poi Paolo Mercurio, difensore. Sciabana Calbi, io penso che sarà l'anno suo quest'anno. Partipilo Damiano, Partipilo è il nuovo acquisto del Cassino, è un giocatore di calcio, niente da dire. Masciantonio Davide, che non se lo ricordo, è il capitano, e anche lui, insomma, insieme a quelli che ho citato, hanno fatto un po' da chiocciola a questi ragazzi, ed è un gruppo veramente portentoso fino adesso. Poi Amitrano Antonio è un altro acquisto nuovo, Ciro Corrado, Ciro, eccolo qua, Ciro, Luigi Calemme, Federico Pirolli, ragazzo sempre prodotto del Cassino, Johan Radu, Morelli Emanuele. Morelli è, diciamo, da cui ci aspettiamo il suo apporto, perché lui lo fa, è una persona seria, quindi a prescindere da quello che poi fa il gol o non lo fa, però darà sempre il suo apporto.
Calcagni Franco, che non se lo ricorda, Franco, lo vedo in forma quest'anno, mi faccio i complimenti a Franco. Marco D'Agostini, sindaco, sì, lui c'è una caratteristica, fa una capa tanto, sta sempre a parlare, sempre. No, ma non dice una parola, sì. Però è bravo. Nocera Antonio, Nocera classe 98, e poi c'è Colacicco Francesco, altro nuovo acquisto. E passiamo allo staff tecnico, l'allenatore della prima squadra, il Babusci, Massimiliano, che è tornato quest'anno alla corte del presidente Rossi, l'allenatore in seconda Fella Oscar, poi un collaboratore tecnico di Carlo Pietro, che è praticamente fratello di Nino Di Carlo, il preparatore dei portieri Airi Franco, complimenti intanto per la serietà mostrata, il preparatore atletico il professor Pittiglio Giancarlo. Vorrei spendere una parola per il presidente, il primo ad alzarsi la mattina, il primo insieme all'avviso, insomma, che a me chiaramente non dormo la notte per via dell'età e quindi predisponeva tutto, insomma. E poi il dottor Vincenzo Emma, che è impegnato, sta in servizio, il dottor Romano, il massaggiatore Carlo Avviso, ormai Carlo è una pietra miliare. E poi c'è il magazziniere Mancini Luca, penso che è impegnato al campo per i preparativi. Lo staff tecnico, cioè l'organigramma della DS Cassino Calcio, il presidente Nicandro Rossi, poi c'è il vicepresidente onorario Luigi Rossi, noi lo vediamo dal SAS perché... C'è ancora Zottola che sì, purtroppo è in ferie, purtroppo sta in ferie con la moglie, con la famiglia, quindi è giusto che sia così. Poi c'è il direttore generale Riccardo Patini, il direttore sportivo Antonio Lillo, il direttore tecnico Renato De Santis, che io non vedo in sala, ma penso che stia al campo impegnato per le ultime cose, il team manager Claudio Stabile, eccolo qua, insieme ad Andrea, sono personaggi, Andrea stava già con noi l'anno scorso, tu sei un acquisto, quindi poi c'è il team manager, sponsor ufficiale tecnico del, che è Sergio Michelucci, eccolo qua. Non ha fatto mancare niente alla squadra, tutti belli allineati, belli a vedere, la sera era uno spettacolo per le vie di Civitella Rovetta. E lasciate che io spenda, poi c'è come dirigenti c'è Andrea Vigliotta Marsella, qui a mio fanco, che si è dato tanto da fare, si sta dando da fare, lui si occupa in modo particolare per quanto riguarda gli abbonamenti. C'è il segretario generale che è Benito Coppola, però non lo vedo in sala nemmeno questa volta. E lasciate che spende due parole, sindaco, per i tuoi delegati, sia per quanto riguarda che è anche il dirigente Rosario Iemma e Alberto Ficacci, i quali devo dire la verità, stanno da un mese di maggio che stanno lavorando per la società, si stanno impegnando. Ed è un grazie veramente sentito da parte della società. Io avrei terminato, quindi darei la parola direttamente al presidente, che vorrà salutarti, e poi la parola chiaramente passa a te. Vuoi fare per me? No, vuoi fare sì, prima? Perfetto. Il padrone di casa. No, ma perché vorrei presentare un'altra persona, l'ha detto stampa, Gianni Ranaldi. Ah, io non mi sono presentato. La modestia delle persone. Vabbè, non serve. Dei grandi. Ma devo dire, intanto hai fatto i complimenti ai miei collaboratori, consiglieri, e devo dire che quando ci sono dei motivi, dei momenti di attrito o di fibrillazione fra di noi, ovviamente per fibrillazione, per modo di dire, qualche discussione è sempre per
il casino, gli impianti sportivi e per la cura degli impianti sportivi. Questo dimostra l'attaccamento di tutti noi e di loro soprattutto a questa causa che è la squadra, il calcio Cassino. Intanto vorrei ringraziare e fare i complimenti a Mediacentro, a Francesco Russo che è sempre presente vicino alla squadra. E un applauso pure a Francesco Russo. Dicevo, i momenti in cui c'è bisogno di intervenire, perché alle volte è bello vedere, però poi c'è un lavoro dietro che è un lavoro anche sacrificato, importante. Voi sapete che in questi giorni, proprio l'altro giorno, eravamo al campo per un ulteriore sopralluogo per il problema della copertura della tribuna. Ci sono stati degli eventi che hanno determinato la scopertura della guaina che copriva questa tribuna, la guaina che deve proteggere il legno e il lamellare, e ha evidenziato che non era solo un problema superficiale, ma un problema che va risolto più radicalmente. Quindi dobbiamo intervenire e lo vogliamo fare in modo radicale e soprattutto con una prospettiva di durata che ci hanno assicurato intorno ai 10 anni. Quindi questo comporterà naturalmente un sacrificio economico per il comune, per l'amministrazione, ma lo facciamo volentieri, intanto perché dobbiamo preservare un bene che è un bene di tutti e che poi e soprattutto badare alla sicurezza di coloro che la domenica o in altri giorni vanno allo stadio e vogliono assistere alle partite in sicurezza. Quindi faremo questo intervento che sarà compatibile anche con le prime giornate di campionato, perché ci sono dei tempi che necessitano per questo intervento. Detto questo, mi pare che anche il Mantovoso si stia riprendendo e sia diciamo pronto per l'appuntamento, ma quello che volevo evidenziare dal di fuori o comunque da spettatore è l'entusiasmo che quest'anno vedo negli occhi soprattutto di questi ragazzi e anche dei meno giovani che sono qui oggi, che hanno fatto la preparazione, ma che affrontano questo campionato con davvero grandi prospettive. Dicevo, ragazzi, forse il più anziano, per modo di dire, è Franco, che ho visto dagli anni di nascita, mi pare che sei tu uno dei. Quindi vuol dire che è una squadra giovane, questa è la cosa importante. Gianni l'ha detto prima, molti provengono dal vivaio e questa è una grande fortuna, ma non è solo fortuna, perché vuol dire che c'è entusiasmo e c'è voglia di crescere. Noi gli anni scorsi eravamo qui con altrettante prospettive, due anni fa è andata bene, quest'anno è andata abbastanza bene, c'è stato il salto di categoria, quindi si era pronti anche ad un campionato di transizione e poi i risultati sicuramente ci daranno ragione. Detto questo, voglio fare ancora una volta i complimenti e gli auguri a tutta la società, alla presidenza. Questo progetto è un progetto vincente perché due anni fa, il terzo campionato, si è partiti con questo spirito, quello di non fare il salto e non pensare subito in grande, ma di fare questo percorso diciamo con i piedi per terra, e credo che da questo punto di vista ci stiamo riuscendo. E poi quello che ci conforta è che c'è davvero tutta la gente che ha fatto e fa il calcio ancora a Cassino, quindi l'entusiasmo di quei signori che vedo là in fondo anche che sono così la storia, la memoria storica, ma anche il presente del calcio Cassino. Credo che questo vi possa, ragazzi, accompagnare in un percorso che sarà sicuramente vincente. Detto questo, non mi resta che
dare la parola al Presidente che ci vorrà dire qualcosa di più, non so se sulla campagna acquisti, su che cosa. Io vengo da una campagna acquisti disastrosa, sono interista, quindi per me era stendo un velo pietoso. Credo che ci voglia un impegno per fare una campagna acquisti come quella dell'Inter e sbagliarla puntualmente. Sono, da questo punto di vista, sono rassegnato, però invece mi aspetto da chi ha fatto e fa il calcio e soprattutto con i piedi per terra una campagna acquisti e una prospettiva davvero vincente. Ragazzi, in bocca al lupo. Buongiorno a tutti. Quest'anno noi abbiamo fatto veramente un'ottima campagna acquisti. Penso che abbiamo rafforzato la squadra, è una squadra competitiva, è una squadra che ci giochiamo il campionato con altre 3-4 squadre, quindi questo è quello che io mi sento di dire. Ma sono soprattutto contento perché siamo partiti bene anche con il settore giovanile. Quest'anno abbiamo la Juniors Elite, perché abbiamo vinto il campionato regionale Juniores, e abbiamo tutti i campionati giovanili regionali, a partire dai giovanissimi a due squadre allievi regionali. Quindi la società sta andando per il verso giusto, che per me la cosa più importante è il settore giovanile e le strutture. Con le strutture stiamo crescendo parecchio, quindi abbiamo fatto quello che abbiamo promesso, abbiamo fatto un campo di calciotto coperto, abbiamo fatto un campo di calciotto coperto e ci stiamo muovendo per fare anche il campo 2, come tutti noi lo chiamiamo, in sintetico. Anche questi campi che ho detto sono tutti in sintetico. Abbiamo rimesso mano anche al campo erboso del Salveti, abbiamo rifatto il Salvetino, quindi stiamo facendo cose molto ma molto importanti, e quindi possiamo dire che questa società ha un futuro e ha una programmazione. Quindi io non mi sento di dire altro, adesso aspettiamo il campo che ci darà, se ci darà ragione oppure quello che abbiamo detto sono solo fesserie, insomma, è questa. Quindi passo la parola al consigliere più esperto che è Alberto Figaccio. Niente, noi siamo in duplice veste qui, perché noi facciamo i consiglieri comunali e nello stesso tempo siamo dirigenti di questa società. Ma più che dirigenti, io direi noi siamo un gruppo di amici, perché questa squadra è nata con una parola, con un caffè al bar Barargo 2 anni fa, che io dissi all'amico Nicandro: non facciamo morire il calcio a Cassino, perché si trattava l'ultimo giorno, ma sembra che si doveva fare l'iscrizione. Dissi: non facciamo morire il calcio a Cassino, iscriviamoci a questa società, tanto noi stiamo tutti assieme, noi ti diamo una mano, siamo tutti amici, e quindi questo, diciamo, è il miglior viatico per arrivare lontano. L'abbiamo fatto, i risultati ci stanno dando ragione. Il presidente Nicandro, con la sua passione, perché effettivamente lui è un grande appassionato di calcio, ci sta credendo e sta portando questa società veramente, e sicuramente arriverà a livelli che tutti ci aspettiamo. Arriverà a quei livelli che la città anche merita, perché Cassino merita di più, e ci aspettiamo da voi, soprattutto da voi, un grande impegno, perché noi ci stiamo e quindi anche voi dovete darci questa possibilità. Dovete darci questa possibilità di gioire con tutta la città per i traguardi che tutti quanti ci aspettiamo. Cassino in Serie D per adesso, con prospettive ancora migliori per il futuro. Chiaramente è il caso, no, l'ha espresso tutto, però cioè, è arrivato il direttore tecnico, se per favore può venire qui al tavolo della presidenza, anche perché in presentazione penso che i presenti meritano una spiegazione circa i criteri. È stata fatta con ubulatezza insieme al direttore sportivo e al direttore generale.
Riccardo Valizia. Scusate innanzitutto il ritardo, è un impegno personale che si è prolungato oltre il previsto. Non avendo ascoltato gli interventi precedenti, comunque penso di essere in sintonia con quello che è stato detto, cioè nel senso della programmazione della società in funzione di raggiungere traguardi più ambiti sicuramente di quelli che stiamo percorrendo adesso. In funzione di questo, diciamo che alla fine del campionato appena scorso ci siamo messi in movimento per poter avere dei vantaggi di scelta su quelle che erano le questioni tecniche, quindi i calciatori soprattutto, e in questo senso ci siamo mossi. Naturalmente voi sapete che nella vita esiste una fase preventiva e una fase consuntiva, noi siamo ancora in quella preventiva, quindi pensiamo di aver fatto le scelte giuste andando a pescare sia per i trascorsi avuti dei calciatori sia per notizie ricevute dai detti lavori dei giocatori, voglio dire che hanno un valore intrinseco superiore a quello che è il campionato che stiamo per iniziare. Poi è il campo che praticamente giudicherà se questa squadra è stata concepita secondo dei concetti di vertice oppure abbiamo sbagliato. Noi siamo fiduciosi perché in questo primo scorcio di preparazione abbiamo avuto anche modo di conoscere non tanto il calciatore ma l'uomo, e pensiamo che abbiamo fatto una squadra con un'anima. I traguardi non si raggiungono solamente per meriti tecnici o per meriti sportivi avuti in passato, si raggiungono con la volontà. Ho visto in voi una volontà di lavoro, ho visto in voi un gruppo già diciamo affiatato, e con questi presupposti io penso che le prospettive e i traguardi che ci siamo prefissati possono essere raggiungibili. Tutto qui. Ripeto anche quello, ripeto, allargo quello che diceva il consigliere Figaccio. La società molto probabilmente sta lavorando ancora per ambire a traguardi superiori a quella che è la quarta serie, questo lo possiamo dire. Naturalmente siamo consci che ci vuole del tempo, ci vuole anche una maturazione della società stessa, ci vogliono dei passi piccoli ma decisi, e naturalmente ci vogliono anche un certo investimento. Nell'investimento qui chiamiamo, forse abbiamo anticipato un po' questa presentazione e non vedo tanti tifosi, però nell'investimento io chiamerei tutta la società, tutta la città a partecipare, perché la partecipazione non è solamente quella finanziaria, ma la partecipazione è di calore, la partecipazione è di tifo, è la partecipazione della volontà di tutti qua, società, calciatori e tifosi. Se noi riusciamo a far convergere queste tre assi che sembrerebbero parallele in un solo obiettivo, noi potremmo ambire veramente a campionati professionistici. Grazie a tutti. Grazie Renato, io inviterei anche qui il direttore generale per quanto riguarda invece quello che sarà la, diciamo così, dopo il ritorno alla preparazione del campo sportivo, come sarà articolato, diciamo, il lavoro della squadra e della società. Dopodiché faremo parlare, io so che il mister Lido è refrattario. Buongiorno a tutti, io mi allego con quello che stava dicendo Renato, dicendo che sono tutte cose giuste. Siamo partiti con un nuovo progetto quest'anno e cerchiamo di portare a termine, come ha detto il Presidente, un campionato diverso rispetto all'anno scorso. Noi abbiamo fatto questi 10 giorni di ritiro, secondo me benissimo, il mister ha lavorato bene con i ragazzi, è un ritiro che è servito perché essendo una squadra nuova ci sembrava il caso che anche i ragazzi si conoscessero meglio, e penso che vedendoli adesso penso che siano ragazzi che si conoscono da più tempo, non soltanto da 10 giorni. Noi facciamo nel pomeriggio questa amichevole con il Bari Primavera, poi praticamente ci saranno 3 giorni di riposo per Ferragosto e riprendiamo dal 17 pomeriggio con una seduta di allenamento al giorno. Poi faremo un'amichevole 27 con la Casertana alle ore 18 qui a Cassino, proprio ieri abbiamo definito questa amichevole, e vediamo poi con il mister di organizzare qualche altra amichevole per essere pronti per il 6 settembre. Quindi
Penso il campionato, quindi penso che sta tutto a posto, l'organizzazione va avanti ed è partita la campagna abbonamenti, penso che le cose stanno andando, vedo quest'anno molto bene, quindi non ci sono problemi sotto questo aspetto, quindi siamo contenti pure che è tornato il presidente, così adesso faremo una riunione giusto per vedere il punto della situazione, come siamo messi, vediamo con mister cosa dice dopo questo ritiro, se ha bisogno ancora di qualcosa, vediamo insieme al presidente, insomma. Grazie, la parola adesso anche per quanto riguarda la campagna abbonamenti la darei ad Andrea Vigliotto Marcella, il quale si occupa in modo particolare di questo aspetto qui della vita della società. Andrea, allora come siamo messi, costo di abbonamento e come siamo messi fino adesso? Buongiorno a tutti. Impegno, sicuramente otterremo ottimi risultati per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Ieri sono venuto a ritiro a Civitella Roveto. Ho visto una cosa bellissima, ho visto un gruppo unito. Sicuramente i meriti vanno al mister Babusci. Quello che vi dico, continuiamo così perché i risultati sicuramente arriveranno. Grazie a tutti. Io ho citato all'inizio di questa chiacchierata il sponsor ufficiale, che è quello tecnico, è Sergio Michelucci, che per ormai è una tradizione con l'ADS Cassino. E poi mi preme sottolineare la presenza del rappresentante del vicepresidente di Renas Gas, la signora non mi è stato detto il nome, comunque la salutiamo con un applauso per la presenza. Come dicevo Andrea, non lo so se Sergio vuole dire due parole, Andrea vuole dire due parole, mi farebbe piacere. Contribuiamo dietro le quinte. Dietro le quinte, va bene. Allora io penso che sia tutto a questo punto qua. Quello di importante. Penso che sia veramente tutto. Stabile, voglio dire due parole, lui è il team manager, no, anche lui. Sì, a tutti, oggi pomeriggio alle 18, questo impegno che vi ricordava il direttore generale, con il Bari della primavera allenata da Corrado Urbano, il dimenticato campione di Serie A e calciatore di Cassino, del Cassino, e quindi siamo felici di averlo ospite qui al Gino Sapete. Sindaco, grazie per l'accoglienza, grazie per averci dato il piacere e l'onore di stare in mezzo a noi. Ed eccoci dopo la conferenza stampa in compagnia del sindaco avvocato Peppino Perarcone, quale lo vedo particolarmente felice perché insomma è una giornata che tutto sommato insomma è di buon auspicio, no? Lei sindaco ha detto le cose bellissime. Se le vuole rinnovare i microfoni di Mediacentro TV. Sì, io in questa presentazione ho colto proprio l'entusiasmo di tutto il gruppo, non solo dei ragazzi che insomma, si sono presentati pronti, tirati dopo un periodo diciamo di preparazione, ma proprio tutto lo staff, tutta la società e il contorno, davvero un gruppo motivato e consapevole anche della propria forza e delle responsabilità che hanno, perché questo è un anno importante per il Cassino Calcio, è l'anno in cui tutti noi ci aspettiamo il salto di categoria che questa città, questa platea, questa piazza merita. Noi ci mettiamo la nostra parte, faremo la nostra parte come vicinanza, come impegno, come risoluzione dei problemi anche logistici e strutturali, e credo che ci siano tutti gli ingredienti per cogliere questo risultato e dare a Cassino una platea, una piazza che merita veramente. Calcio che merita. Eccolo qua, l'artefice di questa pagina nuova del Cassino, iniziata 2 anni fa, con il preciso intento di raggiungere l'interregionale in 3 anni. Stiamo nei tempi assolutamente, quest'anno veramente devo dire che sei stato bravo come lo sei stato l'anno scorso con impianti, mettendo a nuovo, dando un look nuovo al Gino Salvetti. Ecco, Presidente, devo fare i complimenti da addetto ai lavori anche, perché tu sai che sono un tuo collaboratore, quindi ho visto che le cose sono state fatte in un certo senso.
ma soprattutto con l'oculatezza fatta per quanto riguarda l'acquisto dei giocatori. Se vuoi spendere due parole. Sì. Sono molto contento di questa rosa che i tecnici sono riusciti a mettere a disposizione a Babbucci, perché non parliamo di singoli ma parliamo proprio di un gruppo, quindi abbiamo 24-25 calciatori che sono veramente all'altezza della situazione. Noi non ci possiamo nascondere dietro un dito, quindi puntiamo a vincere questo campionato. Naturalmente non è che lo vinciamo, puntiamo a vincere, però l'unica cosa dove siamo stati precisi è a rispettare gli impegni negli impianti. Abbiamo un Salvetti bellissimo, abbiamo rifatto il campo, il Manderboso, abbiamo messo a posto il campo 2 con un campo di calciotto sintetico, campo di calcetto coperto, sempre sintetico, e ci stiamo avviando per completare l'opera con il campo ad 11, dove stiamo cercando di fare un campo lo stesso con il sintetico e una tribuna. Adesso presenteremo un progetto qui al Comune di Cassino per una tribuna di circa 400 posti. Massimo Babbucci, allenatore del Cassino. È finito la prima fase della preparazione per diciamo così, l'approccio al campionato di eccellenza dove parteciperà il Cassino. E allora Massimiliano, sì ragazzi, come li hai trovati 10 giorni insieme? Penso che hai avuto modo di valutare, non solo, di vedere lo spirito, la voglia di questa squadra. Sì, ho avuto le conferme di quello che si pensava. Quando abbiamo fatto la campagna acquisti, abbiamo fatto una campagna acquisti comunque crediamo di valore, no? Sotto il profilo sia umano che tecnico. In questi 10 giorni li ho vissuti intensamente 24 ore al giorno, anche con la tua presenza Gianni, e abbiamo comunque riscontrato che sono ragazzi che tengono alla loro immagine e comunque portano anche una maglia importante, e in questi 10 giorni si sono comportati da professionisti sotto tutti i punti di vista. Il calendario prevede una sosta dopo stasera amichevole con il Bari Primavera di Corrado Urbani, prevede una sosta di 3 giorni e poi si riprenderà. Si riprende il 17 pomeriggio, ma diciamo mattino o pomeriggio, dipende anche dalle condizioni del tempo, certo, no? Certo. Con il preparatore atletico, perché comunque sono rimaste 2 settimane di lavoro, diciamo che facciamo una seduta giornaliera senza di continuare a fare la doppia, o a meno che qualche giorno in mezzo alla settimana occorre fare la doppia, questo lo deciderà il preparatore atletico. Andrea Vigliotta Marsella, che diciamo così, occupa un posto nascosto, però molto molto importante. Andrea, con gli abbonamenti come siamo messi? Stiamo andando avanti, la città sta rispondendo bene, diciamo, gli abbonamenti si dividono, tribuna centrale viene 100 euro, la laterale 50 e quello per le donne 40, in più ci stanno gli abbonamenti socio-sostenitore per chi vuole contribuire e sostenere di più la squadra. I abbonamenti sono andati in vendita da 7-8 giorni? Sì, da poco, 7-8 giorni. Siamo a buon punto, si vende la settimana prossima, avremo già degli ottimi risultati. Siamo in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Cassino, l'avvocato Gino Ranaldi, nonché mio nipote, permettimi che lo dica perché ci tengo. È un'emozione essere intervistato da mio zio, prego. Senti Gino, so che questi giorni sei recato a campo sportivo insieme al sindaco per diciamo, quel problema della copertura della tribuna, e che state risolvendo, avete le idee chiare sotto questo aspetto per poter presentarci poi all'inizio del campionato con l'impianto diciamo, in efficienza massima. Sì, tutti quanti voi della società insomma, siete consapevoli dello sforzo che ha sempre fatto l'amministrazione, cioè, il consigliere IEM, il consigliere Ficaccio praticamente sono due di voi. Sì, c'è quel problema della copertura, un problema assolutamente serio perché comporterà un notevole sacrificio in termini di costi. Siamo venuti a fare questo sopralluogo e a brevissimo il tempo diciamo, state tecnico disponendo per riparare il tutto e insomma, a breve, campionato appena iniziato, sicuramente risolveremo tecnici, il problema. Io penso che entro la fine del mese di settembre si concluderà tutto, perché è un lavoro di completo rifacimento, quindi non è un semplice intervento di qualche giorno.
Bene, ringraziamo l'assessore per il conforto che ci ha dato circa questo problema, che sarebbe veramente non giustificabile, però insomma è stato un eventi meteorologici, anche fatti solo. Grazie assessore. Siamo in compagnia di Andrea Balsamo, che è un pietra miliare di questa società, iniziata già 2 anni fa, insomma il rapporto continuo con entusiasmo eccetera. Allora Andrea, quest'anno la squadra è stata miscelata, voglio dire, con l'ausilio di una, come devo dire, oculatezza particolare, senza fare, e quindi speriamo che la cosa vada. Tu come la vedi? Allora, innanzitutto sì, la società ha rinforzato la squadra ponendo attenzione ai costi e al budget. Io a livello di sponsorizzazione ho contribuito anche quest'anno, perché la società merita. Lo sponsor è la KMI, che siamo un centro esclusivo Conica Minolta. Siamo presenti sul mercato laziale e a ottobre anche su quello campano, con un'apertura su Napoli. Essendo di Cassino, ho preteso una sponsorizzazione importante nella mia città e ho trovato da parte dei miei soci, che sono entrambi di Roma, un'apertura mentale, che hanno capito che l'investimento sul territorio è importante. Niente, la squadra mi sembra esatta, il giusto mix. La società è una società importante, tutti i collaboratori di questa società sono collaboratori che hanno una certa esperienza e possono dare tanto al presidente Rossi. Ci aspettiamo solo che il campo giudica tutta questa programmazione.